Benvenuti su Pane d'autore poi. Io sono Lisa. Buongiorno carissimi, eccomi qui con una nuova ricetta, la caprese vegana dal cuore tenero. Qui, come sempre, qualche foto per farvi vedere questo dolce che è mondiale. E credetemi, si fa in pochissimi minuti. Guardate che meraviglia! Iniziamo con 70 g di fecola e 180 g di farina zero. 80 g di nocciole tritate, potete usare anche le mandorle, 170 g di zucchero, 110 ml di olio di semi, 40 g di cacao amaro, 340 ml di latte d'avena, e può essere anche latte di soia, di riso o di mandorle. Qui abbiamo una bustina di lievito per dolci e della vaniglia. Iniziamo quindi con i liquidi: latte d'avena, olio di semi, aggiungiamo fecola e farina mischiate insieme, un po' alla volta. Ci aiutiamo sempre con la frusta per evitare i grumi. Uniamo il cacao allo zucchero, mischiamo e lo aggiungiamo al composto. Sempre un po' alla volta. Uniamo le nocciole tritate, anche queste un po' alla volta. Un po' di vaniglia, io qui l'avevo quasi finita, quindi ho recuperato da due tubicini tutta la vaniglia necessaria, ed infine il lievito setacciato. Per la cottura ho utilizzato uno stampo a cerniera, sulla base ho messo della carta forno e poi ho unto il bordo con dell'olio di semi. Ho messo metà dell'impasto e ho cotto questa prima metà a 180 gradi nel forno statico per 10 minuti. L'ho tirato fuori e ho messo dell'altro impasto solo sul bordo. Ho inserito al centro del dolce 50 g di cioccolato bianco tenuto in freezer e 50 g di cioccolato fondente, anch'esso tenuto in freezer, tagliato a pezzi grossolani. Sono stata abbastanza veloce nel mettere il cioccolato sopra la torta perché è bollente, quindi bisogna fare subito. Ho coperto con il restante impasto e ho cotto ancora in forno per altri 25 minuti, sempre a 180 gradi. Eccola qui pronta per andare in forno. Ho atteso che si raffreddasse e poi ho tolto la cerniera. Mi sono aiutata con i piatti per poterla capovolgere, prima su uno e poi sul piatto da portata. Ecco qui il primo. Ho tolto la carta forno
ed è bellissima, compatta, e il cioccolato non è andato sul fondo. La giro ed eccola qui. Con un po' di latte ho bagnato la superficie, così lo zucchero a velo si attacca bene. Ho utilizzato uno stencil per dargli un motivo carino sopra. Ecco qui, completo con lo zucchero a velo. Su tutta la torta. Chiaramente togliendo lo stencil rimane il decoro. Eccola la mia torta meravigliosa, la mia caprese che è morbidissima al centro, proprio scioglievole. Solo al pensiero mi viene la voglia di farla di nuovo. Io l'ho fatta più volte anche con le mandorle e non so dirvi qual è più buona. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete il vostro like. A presto!